Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo su GTA per mostrarvi il bypass per la duplicazione delle auto. Il glitch sarà identico a quello precedente, però con una piccola differenza. Dovrete far saltare in aria la vostra lowrider così da averla nell'assicurazione. Dopo aver fatto esplodere la propria auto, semplicemente acquisterete la Faggio Mod e la farete consegnare alla Clubhouse. Dopo aver aspettato un minuto, semplicemente la vostra moto sarà consegnata. Una volta che la moto sarà arrivata, entrerete nella Clubhouse, vi siederete sopra la vostra Faggio e richiederete dall'assicurazione la vostra auto. Ragazzi, la patch di Rockstar su questo glitch era stata applicata in modo da far scomparire l'auto ogni volta che voi vi sedevate sopra la moto, ma facendo così, in questo modo, l'auto non scompare. Quindi una volta che vi sarete seduti sopra la vostra Faggio, semplicemente chiamerete l'assicurazione e richiederete la vostra auto. Come vedrete sulla mappa, l'auto non scomparirà. Quindi semplicemente applicheremo una qualsiasi modifica alla nostra Faggio, come può essere per esempio la targa, ed abbandoneremo il garage, però a piedi. Ragazzi, come vedete, la nostra auto è ancora qui. Quindi semplicemente potremo continuare il glitch. Quindi dopo aver applicato le modifiche, premeremo triangolo ed usciremo dalla nostra clubhouse. Io ho effetto del glitch dal teletrasporto. Quindi semplicemente aprirò la mappa e premerò X sull'auto per teletrasportarmi. Una volta qui, semplicemente andremo in un qualsiasi meccanico, a un Los Santos Custom, e venderemo la nostra auto. Una volta fuori dallo Santos Custom, semplicemente chiameremo il meccanico e richiederemo la versione originale della nostra auto, così da poter ripetere la duplicazione. Ragazzi, vi ricordo che se dovessero servirvi degli account moddati, ne ho un po' già trasferiti su PlayStation 4, disponibili immediatamente. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi. Ciao a tutti!